Le vedi queste lacrime perché non sono in questo albergo. Beh, signori, sicuramente avete sentito che c'è troppa puzza, un'aria un po' strana, perché sono nel terzo giorno di sciopero. Se te, secondo il calendario arabo, che corrispondeva esattamente all'anno 859. Quello che caratterizza la porta è la sua monumentalità, perché la più monumentale di tutte le porte, di tutte le moschee qui dentro la Medina. In alto avete l'elo di cedro, che è scolpito e lavorato a mano, tutta la roba nera, e invece la porta è in mezzo e rivista. Che suave. Bella questa porta, Andrea. No, c'è un messaggio, quanti soldi c'ho? Thank you.
Ti venivano date all'Università Calawi. Ci sono anche traduzioni dal greco all'arabo dei Vangeli di Luca e Giovanni. C'è qualche manoscritto di Averroes. C'è anche il Corano più vecchio di tutto il Marocco, risalente al IX secolo, scritto sulla pelle di gazzella. E i capitani per loro soprattutto. Questo locale dove siamo adesso noi è una cooperativa che appartiene alla comunità femminile di Nazioni Fers, che ci dà anche un'idea sull'interno di una casa media, diciamo dentro la media di Fers, perché fa parte delle case tradizionali del centro storico, ed è soprattutto un'idea sul tappeto del Marocco e soprattutto il tappeto di Fers, che è considerato veramente...
Invece Medina vuol dire la città, la città autonoma con tutti i servizi. Noi possiamo dire che anche l'odierna festa è composta di tre medine: la Medina del IX secolo, la Medina del XIV secolo e la Medina del XX secolo. Perché la traduzione letterale di Medina vuol dire la città, perché noi nell'arabo classico finora. Sertol, fino alla destra. Mustafa vi fa vedere una dimostrazione. Candela, porta candela. Sa che sembra facile, ma non è facile. Bravo. Bravo. Poi la ceramica. Ma ci sono soltanto due ragazzi, le altre sono andate a pregare, ma fanno alla moschea. Tutto il... è impossibile. C'è la prima parte. Tutti uomini, eh? Va bene, dà molto calore e brucia lentamente. E costa poco. La ceramica si cuoce due volte. La prima cottura, la temperatura deve raggiungere 850 gradi. La seconda cottura, per fissare i colori, deve giungere 1200 gradi. La temperatura deve essere ben calcolata e le persone che si occupano della cottura devono calcolare bene. Invece no, a rovescio. Anche le pareti che avete visto nei monumenti, qui in Marocco, nei monumenti, alberghi, i palazzi, sono state realizzate così. Grandi pannelli, poi vengono applicati al muro. Questa lavorazione è stata introdotta per prima volta qui in Marocco da Romani. Come testimoniano i mosaici si trovano a Volubilis. Proprio scende dalla montagna con un'aria fresca, arriva qui dove il caldo, il shock di due correnti proprio crea questo vento.
questa tempesta di sabbia arriva dall'Alto Atlante, la periferia di Marrakech. Marrakech ieri ha piovuto per 40 minuti. Ha più. Più fresco, no? Diventa più caldo invece. Diventa più caldo. Colazione, va, almeno un caffè, una brioche. Alle 6, controllo bagaglio e partenza. Un quarto d'ora per arrivare al Kenzi Farah, sarebbe l'equivalente dell'Atlas dove stiamo stasera. 6:15, quindi 5:15, 5:45, 6:15, con il bagaglio sempre fuori dalla stanza. Per queste camere verranno comunicati stasera gli orari di bagagli e poi domani, quando voi scendete a bere un caffè, i facchini le portano, controllo bagaglio alla porta dell'albergo e partenza per l'aeroporto. Waha! Domani cominciano la loro settimana all'Atlas. Noi stiamo lì finché non ci tira la Mariangela, o come si chiama? Al Kenzi. Ora mi dice a che ora lì comincia a portare all'aeroporto. No, no, noi abbiamo il biglietto aereo. Sì. Andiamo a fare un giro, certo. Non avrei mai immaginato di fare una cattiva. Così quando arriviamo a Marrakech, io saluto già stasera le persone che partono domani per Agadir e anche le persone che rimangono una settimana, mentre il resto le concentrati in un luogo, fanno l'erg, il più famoso da quelle parti è l'erg di Merzouga. Le dune arrivano a 300 metri d'altezza. Sì, l'unico modo per poter vedere l'orizzonte e ammirare sia l'alba che il tramonto, bisogna salire sopra. Sono andato lì, vogliono andare alla Mecca, passano dal Marocco, visitano Sidi Ahmed IT.
viene presa, vero? Mm. Bella.
dove voglio giocare? No, no, sì. No. Un'altra parte? Sì, sì, da un'altra parte. E di dentro non si visita. Di dentro non si visita. E di fuori l'abbiamo visto. Ci viene a morire. Adesso c'è memoria, due cuore c'è bossato, tutti i pezzi messi in gioco. Questa qua è la prima cosa che ha visto. Che non parlo di tenere niente. Madonna, ci vediamo proprio da banna, attraverso la marciata. Sì. Stavamo tutti, eravamo tutti fermi, non fossate, poi c'era un fossato e chi non ne spiegava. Ah, sì, ora va per ora. Ah, no, ti vuoi, ti provo, ti vuoi, ti salto. Che te lo dovrei fare? Non si visto, non lo vuoi, ma scherzi, sta caso. Obbligatoria? Ci siamo recati sulla destra e poi ritorniamo sulla sinistra. Bello, eh? Aspetta. Sì. No, a casetta c'è il giardino inglese. Vabbè, se nella regia che favolosa. Tu dici di niente. Io parlo. Beh, in Sicilia potresti capire, ma ci sia qualche giardino particolare. Ma che hai visto? No, il giardino non l'ha mai visto a Palermo. Non l'ha visto non Palermo. Ah, vuoi una preoccupare che da scuola? No. Ma no, che è bella già poi. Chi sta facendo?
li trovate in mezzo ai campagna. E guarda che ne fermiamo un po' mai. Ma io non ti sai, se ne sono trovati così tutto, dalla carta, agli aghi, cosa. Si beve quando è nel deserto perché c'è la bevanda da poter fare. Ci fanno le uguali, ci fanno. Io non lo so. Scoprire la guida o non guida? Che cosa vuol dire scoprire? Che significa? Vuoi forse la guida o non la vuoi la guida? Se vuoi che si sta soli, non ho problema. Se vuoi la guida, ok. E quando basta la guida? 25 dirhami a testa. A testa? Sì. No, no, la vediamo per conto nostro. Ha visto Massimiliano anche là? Sì, l'ho visto. Mi
al momento opportuno. Vabbè, ma sono gocce di cavoluare. Ma che ne bagniamo al limite. Ne preso, signorino. Che ho sulle, non si vede buono. È stata scelta per essere gemellata con Napoli e questa è la città delle confusioni organizzate. Nessuno è mai riuscito a organizzare le confusioni tranne noi, quelli di Marrakech. Questo lo scoprirete durante questa giornata che trascorreremo insieme in questa città. Intanto
Intanto penso che c'è già gente che ha avuto già un'idea andando verso il cuore battente di questa città. Nel 1062 fondò questa città un sovrano di origine berbera. Dico berbero perché in Marocco noi non siamo arabi, siamo berberi. Gli arabi sono arrivati qui in Marocco nell'ottavo secolo. Restano sempre pochi gli arabi in Marocco, anche se quell'acqua lì l'ha assorbita il minaretto. Dall'alto ha assolutamente questo acqua. Questa è una bottega sardi del vestito tradizionale nostro. Niente macchine da cucire, questi non vendono. Li fanno fare e basta. Portiamo il tessuto, prendono le misure e vanno avanti. Niente macchine, solo filo, ago. Sì. Allora, come vi ho detto, qui ci troviamo dentro questa necropoli risalente al XVI secolo, costruita praticamente dopo che i berberi marocchini erano andando verso l'Africa del Nord oppure viceversa. Era il più importante. Non dice niente, vai, guarda, guarda. Stiamo qui su un albero. Non si sta bene. Decisamente sì. Grazie.
È una bevanda in Marocco, si vende anche industrialmente. La confezione Parmalat esiste anche qui di latte, esiste di siero. Poi questi sono i contadini che abitano qui vicino, hanno una mucca o due, tagliano il latte, vendono il burro e vendono anche il siero. €4 e poi cuscini e fa il giro di tutta la sala, eccoli qua. La larghezza dipende da 70 cm, 80 cm fino a 90 cm. Sono questi. Questo è un arredamento di una sala. Fa il giro così. L'angolo, quello dell'angolo è quello là. Dove inizia oppure dove finisce. Qua sono servizi. Sono divani di origine turca. Fatti passare per favore. La turca è la gabinetta. Mi spiace perché qui nel mondo musulmano dove la morte è gratis, da voi bisogna pagare per morire. È diventato un business. Chi non ha soldi da voi non deve morire. Quindi vogliono anche gratis. Andiamo, andiamo. Siete tutti. Si diceva una volta anche a me quando ero ragazzino di non toccare perché il fiore è velenoso. Forse si diceva anche in Italia. Difatti non è velenoso, è oppiaceo, ricco di oppio il fiore. Sempre tenuto nascosto. Allora. Allora, se volete anche voi desiderare, qui ero ovviamente 200 colori. Ed è di più tornare con colori vegetali. Anche i colori nelle richieste decorative nostre sono poi imitati perché usano ancora quei fiori e piante che usavano nei secoli scorsi tutti quanti per ottenere questi colori, sia per dipingere il legno che per tingere la lana, per tingere stoffe, eccetera. Il giallo di scuola però aveva una grande ammirazione sulle barche, certi soffitti sono barche capovolte. La visita che sta sempre una barca capovolta, sempre di legno di numerosi qui trovano con colori vegetali. Questa sala c'è stata raggiunta anche con un mosaico delle pareti, dove anche risulta la data di quando è stato realizzato questo tipo di lavoro. C'è scritto 1314, può venire la data. Oggi siamo nel 1924. 1314 quando si vedeva erano solo di poveri, ma dopo per
mentre in Marocco non esistevano le credenze degli stranieri, quello è il vostro arredamento. Il vostro arredamento cos'era? Stuoi e tappeti in cassapanne. Solo cassapanne dove si mettevano i vestiti. Con pareti per i gioielli invernali, le femmine, cassapanne per tutti i vestiti erano messi, o comunque non c'era un posto specialmente per la cassapanne, eccetera. Stuoi e tappeti. Adesso l'arredamento è cambiato dopo gli anni. Allora, lo dicevo proprio per te. Io ho preso il caffè in Italia pagando 200 lire e lasciando pure la mancia. Con 50 lire. Quindi... Allora, qui ci troviamo in un altro ristorante. Sembra. Allora, io credo sull'altra versione, quella che quando mangia mezzogiorno aveva l'abitudine di venire qui nel pomeriggio. Qui dove faceva la scena del tè alla menta con tutti quanti quelli presenti oppure da solo, il tè alla menta, perché il tè alla menta è un rito che viene sempre preparato dal capo della famiglia, quindi pur essendo stato un primo ministro, quindi aveva tanti servitori, quanto, magari lì al posto dove si mettevano i braccieri, il bricco con l'acqua bollente, eccetera, lui si sedeva dove voleva per questa scena del tè alla menta. Si deve in casa di si faceva anche servizio per servire da noi il cibo di mangio, non è come quando servono in Italia quando ci sono ospiti. Nostro, quella terrazza però sotto, là di fronte, c'è scritto farmacia, lì, ok? Questa è la piazza, così, che fa così, a forma di L, l'altro lato, e adesso è vuoto il pomeriggio. Thank you.
sarà che ci sto. Fanno quella. Fanno lo spettacolo. E lo so. Poltrona comodo, sicuro. Come comodo? Mettete nella sedia. Nella sedia? Ti devo mettere qua? No, no, non mi metto nella sedia. Siete qua, vicino alla mano. Vedi, te la faccio. Dove mi devo mettere qua? È una che la mamma mi ha fatto una parte, non mi è venuta una parte, ma io non ci vedo. No, io non ho. Allora, ci sono tutti, siamo tutti in lingua. Sì, però mi pare... Eh? Ah, ecco. Come sono? Brutte. Madonna. We'll be right back.
bene. Come posto è buono. Thank you.
dinastia Sadiana, XVII secolo. Ieri avete visitato le tombe sadiane della Kasbah insieme ad Hassan, e quindi l'epoca in cui l'oro veniva cercato dal Senegal, e poi queste carovane accompagnavano nello stesso tempo gli schiavi di razza nera, la strada dell'oro e gli schiavi, l'epoca in cui sulla costa mediterranea un traffico intenso. Evitiamo. Ma non è una coda. I minerali sono veri. L'argilla, la paglia, con l'acqua. Se l'acqua non evapora, diventa un gas che esplode il muro. E poi viene di nuovo ricoperto, questo è nuovo per esempio, viene ricoperto per dare una più grande resistenza ai muri. Le casbah del deserto sono tutte costruite così. E poi arrivano anche a costruzioni di 5-6 piani, finestre, musharabia, feriate, come proprio nel sud dello Yemen, la stessa tecnica. Salamari. Devo riprendere, aspetta un attimo. Assistiremo a come viene impastato il pan. La fai adesso senza nessuno, eh? Sì, potete fotografare loro. Allah. Cosa prende? No, carni di verdure, pane, olio d'oliva e il tè alla menta, che è proprio il pasto classico del marocchino. Poi la menta fresca proprio presa dal campo, qualche volta mettono anche la citronella o l'erba Luisa, E poi ci sono le foglie di tè, le foglie di tè verde. Il tè verde non viene prodotto qui, è importato dai cinesi. Poi viene lavorato qui, scatoletta, menta, perché non trova, perché trova la menta fresca, che non lo trova, va al succo in mercato, compra la bustina del tè già preparato insieme alla menta secca. Ormola, semola di mais, e farina normale, viene impastato e poi viene cotto qui a casa, non al forno, non come in città. C'è il forno del quartiere, il fornaio, e allora le impastano qui. Una cinquantina di famiglie, famiglia media, la media nazionale in Marocco, sono 4 figli. Ecco. Si dà da fare. Ora fanno meno i bambini, fanno pochi bambini perché anche qua è arrivata la televisione. Quindi se guarda la TV si diventa maniaco della TV, se dorme pure davanti alla TV. E non si fa più vedere. Eh sì. C'è anche quello che dice che una volta da voi si diceva che le cigonie vi portavano i bambini. Sì. No, noi per noi la cicogna è portafortuna.
I bambini ci pensiamo noi. Chiamano lo sabù di legno, perché se rimane così fuori il grano non scende, quindi questo è una specie di vibrazione che fa scendere il grano piano piano. E qua dove la gente butta proprio il orzo. Comunque 50 anni fa era così anche da noi. Sì, no, di più di 50 anni, io non me ne ricordo il suo. Bene. Bene un po', eh. Buono, è senza lievito. Ciao. Non si permette di avere nessun leader religioso in Marocco, classe di commercianti anche industriali, gente che ha le aziende, direttori di banche, non sono i politici da noi, sono proprio i commercianti. Ma Casablanca non vuol dire le ville e la ricchezza, vuol dire anche qualche bidonville. Che poi ricorda il tempo in cui c'era la siccità e anche tanti contadini lasciavano la campagna, venivano da queste parti per cercare il lavoro. Ma questa è una zona tutta di ville però. Una zona di ville, poi un'altra zona di ville. La vediamo domani lungo la costa. L'edificio alto lì sulla sinistra è l'Istituto Nazionale delle Telecomunicazioni. Siamo un cementificio. No, mi sembra, eh. Non è un cementificio. E poi accanto ci sono pure i bidonville. Specie di bobù, guarda che no, di e suo nome è allora il tempo sta cambiando molto. Alla vostra sinistra c'è la nebbia, c'è la nebbia, c'è la nebbia e a Marrakech c'è una tempesta di sabbia. Quindi quello che c'è è privatizzata totalmente, creando dei disastri enormi. Ma noi suggeriamo di affidare le nostre spedizioni per la terra, per Royal Mail,
tutto quanto aspettava in Inghilterra la spedizione, mi telefonavano dicendo che io con la spedizione c'ero qua, tanto te la vieni a prendere perché io non ce la porto, e poi se tu la vieni a prendere mi dai 20 sterline, te la do. È successo uno scandalo veramente. Poi adesso il governo di Israele si è rimesso le mani e sta tornando le capite per aspettare la spedizione. Gestire la logistica e le spedizioni di trasporto è uno dei Bartolini ha avuto negli ultimi due anni ha avuto uno sviluppo enorme. Però adesso l'ha cambiato, sì, me l'ha detto, l'ha cambiato, sì, è andato con te, che si poteva far fare. Sì, sì, ma Bartolini ha avuto uno sviluppo esagerato. Bartolini è un'azienda in Italia che ha molto il maggiore percentuale tra fatturato e utile lordo. Loro fatturano circa 900 miliardi all'anno, hanno un utile lordo prima delle imposte comunque, ed è 10,75%. Non c'è nessuna azienda al mondo che ha questa percentuale. Non hanno quanto? 10,75%. Quando prima delle tasse? Prima delle imposte, chiaramente, prima delle imposte. No, ma ce ne sono del 7% quando vai, io parlo di aziende grandi, parlo di 6-7%. Quando tu hai il 6-7% di utile prima delle imposte, sei già. Buonale, dietro la casa del comune. Poi questi sono gli edifici che dicevo dell'epoca coloniale. C'è un edificio molto bello, bellissimo, con dei mosaici della città di Fes. È fatto nel 1924, stile architettonico, l'importanza del gioco degli archi, però comunque i francesi hanno realizzato questi edifici. Oui, la fraglia il bar, e verrà dato un quarto d'ora per andare a vedere il bar, che è vuoto di giorno, perché ora è tanto pieno di gente. Ballo Casablanca. Famoso del film. Come ti sono fatta? Ti ricordi la sua roba? Quando? Già? Dove l'eri sbaglio? اوه شوف انت الداخل دخل واحد المرشو من الداخل واحدة طلعت معنا بغيت لها واحدة راس داك الساعة طلعت معنا che è stata costruita sull'acqua, una spianata di 4 ettari che riposa non direttamente su un suolo fisso, però che riposa su migliaia di colonne anticorrosive di cemento armato di titanio. E proprio domani la vedrò meglio sicuro. No, c'avevo una non ho idea se sono quelle che puoi mettere quelle le gette, le luci. Oggi ancora no.
ma è enorme. Poi ti sto, ora ve lo dico, ora ve lo dico subito. Fuori 4 minuti. C'è un limite. No, ma al limite ti metti una cosa, ma ce l'avranno loro da mettere via. Al casar, al casar. Vieni sicuro. La medina che pesa pieno di case che sono abitate. E al casar. Guarda. Oh no. Ah, i calzetti, no, passetti. Yalla, andiamo. E poi un bagno turco. Un bagno turco, il tipico hammam alla turca, che si trova sempre sotto. La moschea è dotata del minareto il più alto del mondo, 200 metri d'altezza, incluso le tre sfere. Tre sfere di solito. C'è un'altra spiegazione che non è stata detta ieri, che le tre sfere in origine hanno un'utilità scientifica. Le tre sfere sono, quando una volta venivano fatti edifici, il ricordo di Maometto presso la parte della sua figlia. Poi la Santa Fatima aveva questa abitudine di mettere la mano sulle spalle di tutta la gente che le veniva a pregare. E poi è diventato un modo, diciamo, psicologicamente per ricordare questa protezione. La gente quando veniva, l'inizio, perché Fatima aveva nell'usanza della donna araba. Sono di base di legno di cedro, poi viene tutto ricoperto con una lega speciale, sarebbe il titanio anticorrosivo. Due modi per aprire le porte, quelli binari scorre, poi viene sollevata la porta che proprio viene fissata dietro il muro. Questa è qua. Questa qui. Però presento la nostra guida, che poi ci accompagna per la visita intera completa della moschea. Si chiama Sadek. Buona visita. Ci si può fotografare?
o al fine della visita se vuoi comprare i cartolini, o al centro c'è anche un libro della musica in italiano. Vuoi in arabo meglio, no? Sì, sicuramente. E all'inverno il pavimento si scalda. Sì. La deprificazione, visitiamo anche dopo. E come io ho già detto, l'acqua scorre dentro il canale. Vedete, c'è due boccoli. Sì. C'è acqua che esce e si riempie con l'acqua. Sono per frescare. Perché quando le fedele pregano c'è il contatto col Dio, anche possono contatto col tre elementi della vita: aereo, acqua e terra. Mm-hmm. Leggo. Buongiorno. Alla base di ogni piccola colonna. Hanno pensato bene, eh? Allora, in questa parte rimane sempre mochette riservata per le 5 preghiere di ogni giornata e quando le fedele pregano sempre la divisione di Mecca. E dentro ogni moschea, quando troviamo una nicchia, come la nicchia è lì dentro il marmo bianco di Carrara, la nicchia indica sempre la direzione di Mecca, come l'altare che avete voi alle chiese. Però si chiama in arabo al-mihrab. Al-mihrab deve essere l'imam. L'imam come il prete da voi. Dirige 5 preghiere di ogni giornata, c'è anche il secondo, che chiama il fedele tempo della preghiera, si chiama muazzin. Quello pulpito di bella messa da voi domenica, si chiama in arabo al-minbar. Deve si mette l'imam il venerdì e predica, e la seconda preghiera del venerdì dura un'ora. La scrittura con il foglio d'oro e l'arco genealogico del re Hassan II, la dinastia Alawita. Queste cose le abbiamo viste nei film, questo bagno, questo bagno.
dei film ultimamente di Robert Redford e Brad Pitt, Spy Game. E subito il terzo edificio, sempre con la bandiera, sarebbe l'ufficio del primo ministro. Sì, l'ufficio del primo ministro. Noi quando giriamo in alto, là in fondo il palazzo, tutto situato su una superficie di 45 ettari, una grande piazza, una moschea privata. Poi ci sono, il re non è mai da solo, sempre circondato da centinaia di persone. Per il momento ne ha sola, quando farà un po' di soldi farà la seconda. Adesso ci troviamo all'interno della città reale che si chiama Al-Meshwar. Al-Meshwar con 45 ettari. Al-Meshwar all'interno di una mura con le porte che chiudono alle 9 della sera e aprono alle 7 della mattina, come piccola città privata all'interno della città di Rabat. Il più grande Meshwar in Marocco è Fez, 82 ettari. Tutte città imperiali. Thank you.
Tira via sia alla uita. Aravaci una mura di 11 km, mura alla uita a destra, e dall'altra parte della porta il mura al-Muhadi, XII secolo, la dinastia al-Muhadi, e a destra c'è anche le mura che andiamo a vedere della necropoli di Shalla, XIV secolo. L'olio del re nero Abul Hassan e sua moglie, che era una inglese cristiana convertita all'Islam, e si chiama Shush Doha, Soli della Mattina, vicino al cimitero, una medersa scuola coranica, moschea, però tutto l'interno l'ha distrutto con il terremoto da Lisbona, 1755, la città romana, anche l'epoca musulmana, la necropoli di Shalla. C'ha la forma di una fortezza militare, quello che merita essere chiamato la casba di Shalla sulla destra. Dietro questa casba, signori, sono sepolti. Allah è unico. Hayya al salat, andiamo per fare la preghiera. Hayya al falah, il buono di tutto. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah è grande. E Muhammad, profeta di Allah. E si termina con la ilaha illallah. La chiamata di al-Muazzin. La terza preghiera della giornata. La preghiera. Cosa vuol dire la preghiera? La preghiera non vuol dire aspettare che il muezzin chiami, andare nella moschea, inclinarsi, prosternarsi e basta. Sono 5 preghiere al giorno. E poi aveva chiesto ai suoi musulmani prima queste 5 preghiere devono mettere il pellegrinaggio per il musulmano ha un significato, non è vero e non è assolutamente confermato. Quando certi musulmani vi diranno ah, bisogna andare nella Mecca o una volta nella vita, non è mai stato obbligatorio. Guardate che il pellegrinaggio è stato lasciato come l'ultimo punto dell'Islam, vuol dire che ha poca importanza. L'importanza è della fede, della preghiera, vuol dire dal punto il meno impegnativo al più impegnativo. Una religione non può costringere la persona
e abbandonare la famiglia, vendere la casa per andare alla Mecca. Si dice solo, l'espressione ve la dico in arabo, le menti stata ile insabila, a chi può trovare i mezzi sia economico e fisico per fare il pellegrinaggio alla Mecca. Questi sono i 5 punti fondamentali. I sciiti, dopo il loro massacro, l'assassinato dell'imam al-Hussein, il figlio di Ali, hanno aggiunto il 6° punto fondamentale. Il Corano ne ha parlato, sarebbe la jihad. E il concetto della jihad è la più grande differenza che c'è tra sunniti, che siamo noi, e sciiti dell'altra parte, dicendo che Maometto ha mandato gli uomini a fare la jihad. Sì, li aveva mandati, ma lui non ha mai fatto la jihad. Centro, e questi medaglioni ce le quattro stagioni, primavera, estate, autunno e inverno. E questo è l'ingresso di questa casa, del vestibolo. E il muro è stato rifatto, ricostruito. E tutte le mosaici sono fatte con le pietre naturali, come sono bianche, sono marmi. La difesa a casa, questo è il vestibolo, l'ingresso, la sala di ricevimento, e poi quando c'è il bacino, la camera acquario, per preservare i piccoli pesci. Sono le terme queste? No, questa è un'altra bella casa, si chiama la casa delle colonie, che guarda le tre diversi stili delle colonie, torciglioni, qua sperare, che altre scala natura, e poi finalmente si piccia. Il bacino era come l'atrium in pluvio, è aperto, e a cose più importanti fare queste due colonie torciglioni, guarda le due porte scorrevoli, guarda il legno, guarda il guido. Maschi però! Uno dice tutto lì! Uno dice tutto lì! Questi suori le insegnano il ricamo. Ma che ne è famosa? Finisco due minuti. Sì, no, si può scendere. Insegnano la cucina e anche i ricami. Il famoso punto croce, il punto d'Assisi, così viene chiamato, e che viene venduto come produzione benevolmente dalle cooperative della Medina. Yalla, se scende, chi vuole fare una foto, e continuiamo. Il
quello si cosa sa. Il muso come presta poco come l'arabo. Tanto, non vado a vedere come va. Come da vedere? Uno dei migliori cavalli nel mondo. Puro sangue arabo. Quanto poco stava un puro sangue arabo? Mi sta facendo l'avanzo. Troppo bello. Solo proprio quando si sente dall'altra parte quando fanno passare o aprono il reparto delle giumenti. Vabbè, gara, cucina dei denti. Tonica per fare un palazzo molto complicato, non si riesce mai a trovare i padiglioni facili, uno si perde dentro questo palazzo, è soprannominato serpente anche. E questo corridoio dicevano che rappresentava una trappola in caso di guerre, perché hanno due porte e venivano chiusi per fare la trappola ai soldati, per quello è soprannominato il corridoio della morte. Ma oggi per noi rappresenta un vero paradiso delle correnti d'aria. Questo passaggio qua è sostenuto con larghi colonni di pietra che sono prese dalla città romana Volubilis, perché tanti elementi di pietra qui sono prese da Volubilis.
siamo arrivati alla moschea adesso, è una moschea piccola, però molto raffinata, sembra una bomboniera con un girino là dentro.